Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Pharmaderbe. A cosa serve? Pharmaderbe ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli antirughe antiage. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharmaderbe SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Parafarmacia di SA Venturini. Concessionario: Pharmaderbe SRL. Categoria di appartenenza: antirughe antiage. Forma farmaceutica: crema. Confezioni: Pharmaderbe Beauty Collagen Lift Pro Siero Viso 30 ml. Indicazioni: prevenzione cronoinvecchiamento cutaneo, rughe, perdita di tono ed elasticità, pelle secca, macchie e discromie. Modalità d'uso: applicare alcune gocce mattina e barra o sera dopo un'accurata pulizia del viso, massaggiando delicatamente fino al completo assorbimento. Descrizione e caratteristiche: Beauty Collagen Siero Viso ha un concentrato anti-age potenziato. Rallenta l'invecchiamento con un'azione levigante, rimpolpante ed uniformante del colorito e lascia la pelle piatonica, morbida e radiosa. A base di retinolo a rilascio controllato, acido ialuronico, collagene marino, vitamine ed estratti vegetali, favorisce la sintesi di nuove fibre di collagene che donano tono ed elasticità alla pelle, con un miglioramento visibile sulle rughe sottili e profonde, sostiene la rigenerazione dei tessuti e migliora la funzione barriera per garantire idratazione e nutrimento in profondità. Texture leggera a rapidissimo assorbimento, adatta anche come base per il trucco. Dermatologicamente testato. Il retinolo, vitamina A, ha note proprietà anti-aging ed antiossidanti verso i radicali liberi, oltre ad essere un importante cofattore in molte reazioni biochimiche ed enzimatiche. Inoltre, favorisce l'eliminazione delle cellule morte e delle impurità e la sintesi del collagene, contrastando attivamente l'insorgenza di rughe, segni del tempo e macchie cutanee e aiutando la pelle a restare idratata e compatta. In particolare, la vitamina E e i suoi derivati sono considerate tra le sostanze più efficaci per rallentare i processi di invecchiamento cellulare. Sostiene, inoltre, la proliferazione dei cheratinociti e contrasta l'insorgenza di macchie cutanee e dona alla pelle un aspetto luminoso e rimpolpato. Il retinolo veicolato dalle ciclodestrine vegetali ne favorisce un rilascio controllato. Il collagene è la proteina più abbondante del nostro organismo e una componente fondamentale dei tessuti connettivi tra cui la pelle. Grazie alla sua struttura fibrofilamentosa, a livello cutaneo dona struttura, elasticità e morbidezza. La sua forma idrolizzata ha ottime proprietà idratanti grazie alla capacità di legare l'acqua, aiutando così a prevenire la transepidermal water loss, promuovendo una buona idratazione della pelle con azione anti-age. L'acido ialuronico ha un glicosaminoglicano non solforato ad alto peso molecolare, costituente la sostanza fondamentale extracellulare, principale responsabile dell'idratazione e del turgore della pelle. Grazie alla sua capacità di legare l'acqua ha eccezionali proprietà idratanti e filmogene. Stimola la vitalità e la proliferazione dei fibroblasti, permettendo la neosintesi di componenti strutturali della matrice extracellulare e di fibre di collagene. L'acido ialuronico utilizzato ha subito una parziale idrolisi che ne riduce le dimensioni ed il peso molecolare medio per migliorarne la penetrabilità. L'acido ialuronico ha medio peso molecolare e quello cross-linkato invece, per via delle maggiori dimensioni, privilegiano l'idratazione superficiale ed un effetto filmogeno. La vitamina E migliora la permeabilità capillare ed è essenziale per la stabilità delle membrane biologiche. Interviene nei processi di ossidoriduzione ed alcuni autori suppongono sia coinvolta anche nella sintesi del collagene, nell'adesione cellulare, nella regolazione della risposta infiammatoria e della segnalazione in merito al suo posizionamento nella membrana cellulare. Studi di letteratura effettuati dimostrano che risulta essere utile anche se applicata topicamente esplicando un'azione antiossidante. La vitamina E si solubilizza nella componente lipidica del film idrolipidico che riveste lo strato corneo ed interviene nei meccanismi difensivi cutanei. In quanto fisiologicamente presente nel sebo, è ben tollerata da qualsiasi tipo di pelle, anche dalla più delicata. La vitamina C è un cofattore essenziale della sintesi di collagene. È coinvolta nella regolazione del ripiegamento tridimensionale delle fibre, mediando la sintesi endogena dell'aminoacido idrossiprolina tramite la regolazione degli enzimi prolil e lisilidrolasi.
sembra giocare un ruolo nell'espressione del gene del collagene e nella secrezione di procollagene cellulare. Media la formazione dei ponti di solfuro che collegano tra di loro le fibre di collagene, contribuendo alla creazione di un reticolo strutturale tridimensionale. È anche coinvolta nella biosintesi di altre componenti del tessuto connettivo, tra cui elastina, fibronectina, proteoglicani, matrice ossea e fibrillina associata all'elastina. È l'antiossidante idrosolubile più importante per l'organismo, neutralizza le specie reattive dell'ossigeno e dell'azoto ritenute responsabili dei danni ai tessuti, contrasta il danno ossidativo al DNA e alle proteine ed agisce come agente riducente per le ossidasi a funzione mista. Opera quale antiossidante secondario, rigenerando l'antiossidante liposolubile alfa-tocoferolo, vitamina E, e conservando le concentrazioni intracellulari di glutatione ridotto. Può inibire i danni tessutali indotti da parte di alcuni agenti chimici tossici e metalli pesanti, comportandosi in modo analogo al chelante-EBTA e sequestrandoli dall'ambiente circostante. In formula è stata inserita della vitamina C stabilizzata per una maggiore efficacia del prodotto. Il pantenolo ha un derivato della vitamina B, provitamina B5, idrosolubile ed è presente in molti alimenti. Applicato per via topica, ha proprietà lenitive e rigeneranti. Aiuta ad alleviare rossori e prurito e favorisce il ricambio delle cellule cutanee. Aiuta a trattenere molecole d'acqua, contribuendo a far ritrovare alla pelle la sua naturale funzione di barriera e a mantenere la pelle morbida ed elastica. È anche un ottimo anti-age per copyright, stimola la riproduzione dei fibroblasti e favorisce la riparazione dei tessuti. L'estratto di frutti di Goiia ha un ottimo antiossidante e presenta un'azione astringente e compattante sulla pelle. È particolarmente ricco di carotenoidi, vitamina C e vitamina A, fondamentale per la salute e la bellezza della pelle, proteggendola dai naturali segni dell'invecchiamento. Allergeni senza parabeni, siliconi, EDTA, coloranti artificiali. Componenti e ingredienti: acqua water, glycerin, propanediol, polisorbate 20, fenoxietanol, sodium gluconate, soluble collagen, ascorbil glucoside, clorfenesin, niacinamide, pantenol, prunus avium, sweet cherry, fruit extract, xanthangam, sodium ialuronate, parfum fragrance, potassium sorbate, sodium idroxide, butilene glycol, lithium barbarum fruit extract, citric acid, fix barra yeast extract, caramel, pentilene glycol, sodium ialuronate cross polymer, caprylic barra capric trigliceride, idroxipropil ciclodextrin, carbomer, tocoferil acetate, retinol, palmitoil tripeptide, 1, palmitoil tetrapeptide, 7. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, Parafarmaco Esaminato.